Benvenuti nella cameretta di Ale e Maria Sole. Naturalmente, essendo la sua cameretta, c'è un'invasione di campo. Ti piace la tua camera? Vi spiego un pochino come abbiamo deciso di organizzare la cameretta. Abbiamo deciso di ispirarci al metodo Montessori, quindi nella stanza montessoriana deve essere tutto a misura di bambino per favorire la sua autonomia e indipendenza. Amore! Poi ci sono anche degli elementi che non sono prettamente montessoriani, ad esempio noi abbiamo deciso di introdurre la televisione e abbiamo cercato appunto di strutturare la stanza in diversi angoli, in modo tale da favorire anche l'ordine, così Alessandro può mettere tutto quanto a posto da solo perché sa dove vanno posizionate le cose. Iniziamo dalle pareti, vi faccio vedere come le abbiamo decorate e poi passiamo a tutti i dettagli della stanza. Io sono proprio innamorata di questa stanza, vorrei dormirci io per quanto è bella. Iniziamo dal pezzo forte della stanza, dove ci sono questi meravigliosi fotoquadri che ripercorrono alcuni momenti della vita di Alessandro. Qui è del servizio newborn, qui è il servizio smash cake e qui è un giorno qualsiasi in cui Alessandro si stava mangiando un bel gelato e come vedete si è tutto sporcato. Voglio farvi notare proprio la qualità e la definizione di questi fotoquadri che ho realizzato sul sito di Saldigital. Saldigital è specializzata in prodotti di stampa digitale, come potete vedere di altissima qualità, e oltre ai fotoquadri ci sono tantissimi altri prodotti come fotolibri, stampe fotografiche, fine art, biglietti, accessori regalo. Io vi giuro, quando ho ricevuto questi fotoquadri sono rimasta sbalordita. Sono pazzeschi, incredibili, non riesco a trovare altre parole perché, diciamoci la verità, si commentano da soli. Questi fotoquadri in particolare sono realizzati in alluminio e li ho personalizzati proprio come li volevo io, quindi potete scegliere il formato, potete scegliere l'orientamento, quindi se lo volete verticale oppure orizzontale, potete scegliere la cornice, quindi qualsiasi dettaglio. È semplicissimo, basta scaricare il software. Tutto poco il gelato. Sei tutto sporco di gelato, ma quanto ti piace il gelato? Oh, la cacca! Gianchi. Se vi dovesse interessare, io vi lascio in descrizione il link con il quale avete 20 euro di sconto su una spesa minima di 40 euro. Quindi mi sembra uno sconto abbastanza sostanzioso. Qui invece abbiamo messo degli stickers con i dinosauri, perché prima c'erano dei buchi. Quindi abbiamo cercato un pochino di sistemare. No, ma io vorrei farvi notare nel frattempo Alessandro che ha disfatto il letto. Secondo me danno un effetto carino alla stanza, ma vi dico la verità, purtroppo questi stickers non reggono più di tanto, ma la colpa è delle nostre pareti. Dobbiamo trovare una soluzione. Se c'è qualcuno più esperto di noi, vi prego, dateci una mano, perché non sappiamo proprio come fare. Perché noi avevamo pensato di metterci un po' di colla, però dopo si rovina il muro. Quindi non so che cosa possiamo fare, perché questi secondo me dureranno altri 2-3 giorni e poi fine. Qui invece abbiamo messo dei quadrucci con il nome di Alessandro e Maria Sole, che ci ha realizzato una ragazza che appunto si chiama Mini Sole la pagina. E guardate che belli, sono meravigliosi. Questo è l'angolo nanna. Abbiamo deciso di mettere questo letto a capanna, che oltre a essere carinissimo, io sono veramente innamorata di questo letto, è anche, diciamo, funzionale, perché secondo il metodo Montessori bisogna prendere un letto basso che non superi i 20-25 cm da terra, in modo tale da appunto favorire l'autonomia del bambino. Quindi non devono esserci sbarre, perché chiaramente se ci sono delle sbarre il bambino deve chiedere l'aiuto all'adulto e quindi può fare tutto quanto da solo, e soprattutto è a prova di caduta. Io ho deciso di decorarlo con queste bandierine, le ho prese da Zara, e per quanto riguarda le misure del letto, il letto è 70x140, quindi è un lettino da bambino che si può utilizzare fino ai 6 anni, diciamo, circa. Alessandro adesso ha 1 metro, questo l'ho preso sul sito di Evitas, mentre i cuscini li ho presi da H&M e da Zara. Chiaramente se ci sono dei rumori di sottofondo è normale, perché Alessandro è nella sua cameretta e quindi giustamente sta giocando, non è che lo posso mandare di là perché io devo registrare il video. Comunque passiamo all'angolo lettura. Nell'angolo lettura abbiamo messo delle mensole frontali che abbiamo preso da Ikea e poi una struttura piccolina, sempre frontale, dove abbiamo posizionato tutti quanti i libri in modo tale che Alessandro possa riconoscere la copertina, anche se lui non è ancora in grado di leggerle, e possa prenderli comunque in autonomia.
vicino alla collettura abbiamo deciso anche di mettere una capanna con dei cuscini, quindi una sorta di angolo relax dove lui può tranquillamente rifugiarsi, e oltre ad essere appunto un angolino di relax è anche un angolo di gioco molto divertente. Questa capanna non l'ho comprata proprio così, vedete, questi pompon li ho presi sul sito di H&M. Passiamo all'angolo simbolico, che è di fondamentale importanza per lo sviluppo dei bambini, e secondo me è molto importante superare gli stereotipi legati al genere. Mi spiego meglio: non bisogna precludere ai maschietti di giocare con i bambolotti o magari di giocare con la cuscinetta, o alle femminucce di giocare con un pallone o con gli attrezzi da lavoro. Io ad esempio ho deciso di comprare ad Alessandro recentemente una bambola proprio in vista dell'arrivo di Maria Sole, in modo tale che lui possa imparare giocando a fare il fratello maggiore, e devo dire che lui si diverte tantissimo a giocarci, si prende cura della bimba, che ancora non ha un nome, della bambola, gli dà il biberon, gli fa fare il riposino. Se noi questi bambini sin da piccoli li abituiamo ad essere autonomi, capiscono come devono prendersi cura di se stessi, magari Alessandro un giorno invece di andare dalla moglie chiedendogli mi puoi stirare una maglietta oppure mi puoi lavare un paio di mutande, Alessandro, perché la mamma sin da piccolo gli ha detto che appunto quella cosa la può fare tranquillamente da solo, se le lava tranquillamente lui. Quindi il mio discorso è un po' questo. L'angolo simbolico non è ancora completo, c'è la cucinetta dove appunto Alessandro si diverte tantissimo, fa finta di cucinare tanti piatti, poi a fianco appunto c'è la bambola con il lettino, e poi c'è una zona invece vuota dove ho ordinato una serie di giochi. Ho ordinato la cassetta del dottore, la cassetta degli attrezzi, ho poi ordinato la cassa del supermercato, il cestino per la spesa. Al centro della stanza abbiamo posizionato un grande tappeto, perché come sappiamo tutti quanti i bambini adorano stare a terra, e quindi mettendo un tappeto possono stare in tutta comodità. Poi c'è anche l'angolo della creatività. Angolo della creatività è un parolone, perché è un tavolino che abbiamo preso da Ikea con delle sedie, all'interno ci sono dei contenitori, e lì ho posizionato i colori, le matite, i gessetti, devo comprare anche le tempere, devo comprare insomma altre cose, però insomma c'è un angolo strutturato, si fa quel che si può, ecco. Passiamo ai mobili dei giochi. Abbiamo preso dei mobili bassi, quindi a portata di mano di Alessandro, in modo tale che lui li possa prendere facilmente. Ci sono due tipi di mobili differenti, un mobile a vista e un mobile invece con dei contenitori. Qui ho messo tutti gli animali, qui invece come potete vedere ci sono gli scaffali ancora vuoti, perché ho ordinato sempre una serie di giochi che poi appunto vi farò sempre vedere su Instagram. Qui invece abbiamo posizionato tutti i trenini, la passione di Alessandro, qui invece c'è la pista, qui invece ci sono tutti i treni della Lego, e qui ci sono invece tutti i mezzi di trasporto, e poi qui invece, come lo chiama Alessandro, in realtà è così, il centro abitato, però mi fa ridere. Vicino al letto abbiamo posizionato l'attaccapanni, in modo tale che Alessandro, appunto, sempre questo per favorire insomma la sua autonomia, lui possa mettersi e togliersi il giubbotto da solo. Passiamo a questo angolo qui, che diciamo sarà dedicato prevalentemente a Maria Sole. Infatti, come potete vedere, non è ancora terminato. Qui c'è questa cesta che ho preso su H&M, e dove all'interno ho messo insomma i prodotti per l'igiene personale. Poi qui metterò il fasciatoio, magari farò proprio un video dedicato come feci per Alessandro, dove vi farò vedere cosa metterò nel dettaglio all'interno dei cassetti, perché adesso non c'è praticamente nulla, ci sono soltanto degli organizer. In totale ci sono 8 cassetti, sono molto capienti, secondo me è veramente un ottimo acquisto, soprattutto per il prezzo. E noi abbiamo deciso di cambiare i pomelli che ho preso sul sito di Zara, secondo me danno un effetto un po' più carino e giocoso. Allora, io ho preso questi pomelli senza un po' valutare le misure, rimaneva, diciamo, non so come dire, lo spuntone all'interno, e quindi Cristian ha detto vabbè, tagliamoli. Li aveva fatti tagliare, però erano comunque troppo lunghi, li abbiamo fatti tagliare nuovamente e poi sono diventati troppo corti, quindi poi Cristian ha dovuto insomma ingegnarsi, non so neanche che cosa ha fatto, ha tolto credo la vite all'interno e ne ha messa un'altra, però come potete vedere mancano due pomelli all'appello, perché hanno fatto una brutta fine, quindi dobbiamo ordinarli, anzi non ci conviene ordinarli, ma aspetteremo insomma che sarà possibile andare al centro commerciale e prendere appunto i pomelli nuovi. Poi qui ci sono le iniziali di Alessandro e di Maria Sole, sono molto molto belle e sono state realizzate
da una ragazza che mi segue su Instagram, che ringrazio. La pagina si chiama La Stanza delle Sorprese. Qui sopra diciamo abbiamo riutilizzato le mensole che avevamo messo in camera da letto, e anche i quadri sono gli stessi, e anche i pupazzetti. Abbiamo soltanto messo la scritta Alessandro e Maria Sole, anzi no, Alessandro già ce l'abbiamo di là la scritta, e Maria Sole invece è nuova. E al centro abbiamo messo questo cuore dove poi metteremo le foto dei bimbi. Qui invece c'è l'armadio di Alessandro, sempre lo stesso, se vi ricordate, quello che vi avevo mostrato nei primissimi video quando ho aperto il canale. Mentre per quanto riguarda Maria Sole, come vi ho detto, utilizzerò questa cassettiera. E anche l'armadio deve essere a misura di bambino, quindi lui può prendere tranquillamente i vestiti perché sono qui sotto piegati, giusto magari i cappotti non sono proprio a portata sua, però come vi ho detto c'è l'attaccapanni, e quindi il cappotto che magari si deve mettere lui durante la giornata glielo metto io lì a portata di mano. Invece abbiamo posizionato due mensole, io le adoro, sono proprio carine e secondo me arredano tantissimo. Qui abbiamo messo una pecorella mentre lì c'è un sole. Dietro la capanna abbiamo messo un quadro con l'alfabeto che Alessandro conosce già da tantissimo tempo. Per le tende ho preferito prendere una cosa neutra, quindi tende bianche con dei fili colorati. Questa era la cameretta, spero vi sia piaciuta, e se vi è piaciuta lasciate un like e nulla, seguitemi su Instagram così vi farò vedere gli ulteriori aggiustamenti, dettagli e anche gli altri angolini della casa. Se avete qualche consiglio, come sempre, è bene accetto. Ciao! Il trenino! Il trenino, ciao!